Ciao a tutti, allora oggi un altro trucco del giorno perché il risultato alla fine mi è piaciuto e quindi ho detto ma va là che ho voglia di fare il video e raccontare un po' che cosa ho tirato fuori oggi dai miei cassetti. Allora, per quanto riguarda la base sono sempre le stesse cose, ma in realtà ho cambiato solo il correttore, ho usato l'Instant Anti-Age. Questa è la versione americana perché me l'ha portato una mia amica dall'America e non so in effetti che colorazione sia, comunque quella chiara. Non lo so dove sta scritto su questo americano. Vabbè, comunque poco ci importa, quello chiaro. E io non sempre riesco a trovarlo, e in effetti non lo trovavo da un pochetto, sono stata molto contenta di poterlo riavere e mi piace un sacco questo correttore, come a tantissime persone qua sul tubo, quindi che me de lunga fa, l'ho già finito due, tre volte, non me lo ricordo, lo uso da quando era venuto fuori. Ah, ecco, il Light Pale, questo qua è il colore americano che ho, sta scritto sotto. E poi ho usato sempre su tutto il viso la Mineralize Skin Finish, che è praticamente finita. Faccio una fatica a prelevarla. Questa è la Medium Dark, la presi proprio per il periodo estivo. Adesso che sta finendo, quasi quasi mi sta dispiacendo. Non abbiamo mai fatto molta amicizia, non ci siamo mai state proprio simpatiche al 110%, e invece quest'anno sta andando particolarmente bene. Ora non lo so se è la nostra dipartita che si sta avvicinando o cosa, non ne ho idea, però effettivamente sta facendo il suo, mi piace. Poi, ancora, sempre rimaniamo tutto sul viso. Ho messo il blush della The Balm che mi piace un sacco, che è questo, che sono tra i miei colori preferiti, questi colori rosati, cipriati, con insomma molto naturali, senza scimmerini, ed è questo qui, questo colore qui che è fantastico, che ve lo dica fa. Insomma, adesso mi sono un pochettino schiarita, non ancora del tutto, ma un pochettino sì, e questi colori mi piacciono tanto, insomma, da vedere sulla carnagione, la mano è un pochino più scura del viso in realtà, però vedete che bello l'accostamento, questo rosa molto elegante, molto carino, ci piace molto. E poi, sempre sul viso, ho messo un po' di illuminante, che è un illuminante bellissimo di Mulac, che è questo qui, ed è Eros, ed è quello sul... perché Mulac... Si vede qualcosa? Ho visto specchiando dentro gli occhi, accecandovi, chi lo sa. Si chiama Eros. Fa due illuminanti, uno un pochino più sul rosato, questo è quello champagnino e hanno delle texture pazzesche perché sono quasi cremosi, cioè si sfumano in una maniera assurda e l'effetto io ne ho messo poco poco perché vedete che cos'è, l'ho appena prelevato con il ditino, quindi ne ho messo veramente pochissimo e mi piace tanto, e questo è Eros. Poi, per quanto riguarda le sopracciglia, ho cominciato ad usare da qualche giorno, altra cosa che vi ho fatto vedere in uno degli ultimi haul, la matita che ho preso sul sito di Cosmetic for Less insieme ai pennelli, quelli tutti colorati, nuovi della Essence, che una ragazza mi ha detto nei commenti dovrebbero uscire a fine mese in Italia, quindi se siete interessate tenete d'occhio gli stand, dovrebbero arrivare per fine mese da quel che mi hanno detto. Questa è la 020 ed è la Ash qualche cosa, Date with Ashton, ed è quella per le bionde. Ecco, il colore, cerco di farvelo vedere, è questo qui, quindi è piuttosto chiaro. Ha un accenno caldo questa matita rispetto al cenere che generalmente uso io, che ha un tono un pochino più freddo. Questo ha un accenno caldo, che è l'unica cosa che non me la fa piacere al 110%. L'effetto comunque è naturale ed è carino. E io questo qui, l'eyebrow filler gel, questo colorato che avevo preso sempre nella colorazione 020, ed è sempre appunto questa sul cenere. Lo uso per andarle poi a fissare, mi dà quel pochettino ancora in più di colore e me le va a fissare. Questo perché? Perché io di sopracciglia ce ne ho pochissime, quindi non posso usare lui da solo per andare a riempire dei buchetti, io devo andarle a ridisegnare, c'è cioè sta poco da fare. Però come combo, insomma, ero curiosa proprio di usarle insieme, quindi questo non da solo, lo specifico perché forse me l'ha stato chiesto da qualcuno sotto nei commenti o... Boh, non mi ricordo adesso di preciso, però insomma, vi do altre informazioni inutili, chi lo sa. E insieme a me, su di me hanno una buona durata. Sarà il
Quarto giorno che le uso, quindi poi insomma un po' più in là vi farò sapere, ma io con questa matita comunque mi trovo bene perché l'ho già usata. E che altro? Niente, vi faccio vedere che cosa ho messo sugli occhi a questo punto. Sugli occhi ho preso, sono andata a prelevare dal cassetto la Vice. Che cos'è questa? La Vice 2, 3, 4, 5. Non lo so, ragazzi, io non me ne ricordo i numeri delle cose, non ce li scrivono sopra, non possono sperare che io mi ricordi qualcosa. Il pennello inutile addio al mondo, io lo uso solamente per spolverare quando finisco di utilizzarla perché alza un sacco di polvere. Secondo me, questo pennello non si può usare, che ne dicano. E i colori li avete già visti perché insomma non ve l'ho fatta vedere in diversi video da quando ce l'ho. Che cosa ho usato oggi? Ho usato un colore che mi piace tantissimo, che si chiama Lucky, ed è questo qui, questo colore qui. Al centro della palpebra mobile. Sull'esterno sono andata a sfumare, a scurire, l'ho portato anche un po' nella piega con Regne, colui, questo qua, questo marrone scuro, e sono questi due. Eccoli qua, questi due qua, questo al centro della palpebra, questo esterno della palpebra mobile. E anche ad angolo, insomma, andando verso la piega nell'interno, questi due. Poi ho messo all'angolo interno invece dell'occhio il Last Scene, che è questo colore qui, che bisogna prelevare poco poco, piano piano, sopra sopra, perché è molto polveroso e inoltre ha delle breccole atomiche, per cui se non andate a prelevare poco poco e lo andate a tamponare piano piano, vi ritrovate questo breccolame un po' ovunque, che è una prerogativa un po' di questo genere di ombretti della Urban Decay. Ho detto Urban Decay o Make Up Forever prima? Non si sa, però penso lo sappiate che è della Urban Decay, vero? Nella piega sono andata a sfumare il marrone scuro con il colore Undone, che sarebbe lui, il secondo qui dal basso, questo qua. Che è questo. C'ho ancora un dito libero, sì. Questo colore naturale, un nocciolino rosato naturale, sono andata a sfumare l'angolo esterno fino alla parte interna con il marrone scuro, quindi insomma si è calibrata questa sfumatura molto carina, secondo me è venuta particolarmente bene, ve lo dico da sola, però in genere dico sempre che sono una ceppa, quindi se vi dico che è venuta particolarmente bene, fidatevi. E sotto il sopracciglio, siccome il neutro che c'è qui è un po' troppo rosato in questo caso per i miei gusti, era tutto molto marroncino. Sono andata a prendere quello della Naked 2, che è Fox, forse Fox mi sembra, che è un pochino più giallino, e quindi sono andata a mettere quello sotto il sopracciglio. Sono poi andata a mettere la solita Teddy di MAC, che ovviamente io mi devo sempre scordare un pezzo, infatti me la sono dimenticata, a contornare rima superiore, all'interno della rima inferiore e anche a sporcare sotto la rima inferiore, e sono andata a sfumare sopra la matita da sola con se stessa. Invece sotto sono andata a sfumare la rima esterna inferiore con Breakdown, che sarebbe questo colore qui, questo, che è molto scuro. Come ve lo faccio vedere così? Vediamo che cosa si vedrà mai. Anche questo è piuttosto polveroso e questo colore vedete com'è cangiante? Ed è questo marrone verde cangiante, un po' oro, insomma, e sono andata ad illuminare la parte sotto dell'occhio. Questo è tutto quello che ho messo. Vediamo un po' che riusciamo a fare qui. Dove lo mettiamo? Un po' complicato, eh? Un po' me li sono persi per strada. Comunque i colori sono questi. Li vedete? Sì, si vedono. E la combo dei colori mi è piaciuta molto, l'ho trovata molto carina e nell'insieme mi è piaciuto il risultato che è venuto fuori. Poi, per finire gli occhi, ho messo il solito mascara, quello della Comfort Zone, e lo sto usando da mesi. A me questo mascara piace tanto e continua tra l'altro a funzionare, andare bene, non mi fa grumetti, mi separa abbastanza bene le ciglia, che sapete che le mie ciglia non sono delle cose fantasmagoriche, e quindi che vi devo dire, ci piace. Poi sulle labbra, per finire, ho messo la lip liner della Essence 06 Satin Mauve, che è questa qui, ed è appunto, ma va, un color malva, direi di sì, ed è lei.
sì, a confrontare, a contornare le labbra e poi sono andata a mettere la Melted di Too Faced che ho inseguito per mesi e mesi e mesi in tutto il mondo perché qua in Italia non usciva mai, appena è uscita a febbraio me la sono accattata subito, proprio immediatamente. Sono andata sul sito e sul sito, tra l'altro a distanza di qualche ora, era esaurita. Non ero l'unica ad attenderla così spassionatamente. Il colore è questo. Ed è questo bellissimo malva, insomma, che mi vedete sulle labbra. Io adoro questo colore e ho messo insieme tutto ciò perché volevo abbinare la Melted con lo smalto che indosso, che si sposa particolarmente bene con il rossetto, sempre per la legge di devo abbinare qualche cosa. E quindi oggi ho deciso l'abbinamento dello smalto con il rossetto. Lo smalto in questione, ma cosa sarà mai? L'avete visto su Instagram e vi è anche piaciuto particolarmente, e in effetti non avete tutti i torti perché è piaciuto molto anche a me. È il Kiko Power Pro, il colore il 22, che è appunto il color malva, ed è questo colore qui, bellissimo, è bellissimo, non c'è nulla da dire se non bellissimo. La stesura di questi smalti a me continua a piacere. Ragazze mi lamentano la durata. Io in generale al terzo giorno lo smalto già tendo a toglierlo perché mi sono stancata e voglio mettere qualcos'altro. Però è difficile che lo levi, che mi si è sbeccato o cos'altro. Infatti a volte mi dispiace anche, però magari mi sono proprio stancata, voglio vedere altro sulle unghie. Quindi non so che dirvi, nel senso che a me come durata, sia che li abbia tenuti 3 giorni, ma li ho tenuti anche di più, soprattutto quest'estate che ho usato dei colori naturali, insomma è uno soprattutto loro naturale, a me durava tranquillamente. Quindi dipende sempre da tante cose. E questo è tutto quello che ho fatto, smalto compreso. Vi saluto, vi abbraccio e vi bacio e noi ci vediamo alla prossima, come sempre.